Fili Telesveve e Barretta Sport, bentornati a Pur Barlè. Eccoci qui a discutere come sempre di temi legati al Barletta Calcio, di temi biancorossi. In conduzione vi parla Marco Bruno e Claudio Bruno. Così. Anche è Claudio. Klaus. Ti ho colto alla sprovvista. No, oggi. Va bene, diciamo, quello è il mio nome e cognome. Il cognome è lo stesso, quindi è inutile che lo dico. 45 minuti dedicati ovviamente ai colori biancorossi. Come già detto in apertura, insomma, discuteremo di quelle che sono le tematiche relative, come al solito, diciamo, le tematiche fredde, nel senso quelle che ormai sono a lungo termine, a cui ci siamo un po' tristemente abituati nel corso di questa stagione, in particolare quelle societarie, ma poi con un occhio ovviamente anche a quella che è la situazione, anzi a quelli che sono i temi caldi, caldissimi invece, del pre-partita in vista della gara di dopodomani con il Matera. Io prima di iniziare vorrei ringraziare gli sponsor. Ringraziamoli questi sponsor. Bellino e Isola Verde, tifosi del Barletta da sempre, che sostengono anche noi. Sono anche un po' tifosi nostri, come tutti voi, che potete insomma commentare sotto i post social per vedere i vostri commenti messi in evidenza e, diciamo, entrare a far parte della discussione, dandoci anche dei suggerimenti, degli spunti, delle, perché no, indiscrezioni, delle voci di corridoio, delle potenziali news, anche perché ne parleremo più in là durante la puntata. Però a livello societario, sulla trattativa di cessione del Barletta, pare essere un po' calato un silenzio che non so se è inquietante o se dobbiamo coglierlo come un segnale positivo. Però Klaus, ci torniamo a tempo debito. Vedo là che sei pronto, carico, che ne vuoi parlare, però ci torniamo a tempo debito. Come giustamente detto da mio fratello Klaus, c'è la box commenti sotto la diretta Facebook di Pur Barlè, e quindi potete commentare, potete scriverci, entrate nella discussione insieme a noi, oltre ai consueti saluti che, come posso vedere dallo schermo di servizio, qui sono sempre tantissimi e vi ringraziamo per l'affetto che ci date. Da Torino perfino, da Torino, Davide da Torino ci saluta. Lo sappiamo che i tifosi barlettani sono in generale, quando si va all'estero e si becce, si ha sempre quella possibilità di trovare un barlettano fuorisede. Devo dire che poi la maggior parte dei fuorisede barlettani sono anche tifosi del Barletta, e quindi ci fa piacere vedervi così numerosi, sparsi per il globo terraqueo, a scriverci, a partecipare insieme a noi alle puntate di Pur Barlè. Ad esempio Pachi da Conegliano, che non è estero ma poco ci manca. Klaus, chiedo a te, come hai vissuto questa pausa di campionato, perché ricordiamolo, ci siamo trovati anche venerdì scorso a fare una puntata un po' di transizione. Il Barletta non ha giocato, come tutto il girone H della Serie D, come tutta la Serie D, perché c'era il torneo di Viareggio in corso e quindi non si è giocato. È stata una settimana, sono state due settimane, secondo te, opportune di pausa, o forse era meglio continuare a giocare? Beh, questo ce lo dirà il campo, difatti. Se domenica vedremo una squadra rinvigorita dal punto di vista mentale, perché quello che ci preoccupa di più è che getta il sangue in campo per questa maglia, allora la valutazione sarà stata positiva rispetto alla pausa. Invece, differentemente ti risponderei il contrario. Secondo me una pausa in questo momento può essere risultata positiva, però non voglio sbilanciarmi in valutazioni, anche perché quest'anno veramente tutte le valutazioni che sto facendo le sto sbagliando. Non voglio diciamo continuare in questa tendenza. Speriamo anche che il Barletta cambi la tendenza da un punto di vista di punteggi. Scorrono nel frattempo immagini di un bitonto Barletta. Scorrono le immagini tristi, perché poi alla fine ci raccontano di una sconfitta, come ormai siamo tristemente abituati a raccontare. Stiamo vedendo prima le statistiche delle squadre, e difatti il Barletta ci ha abituati troppo a perdere, alle sconfitte. Magari approfittiamo per vedere la grafica, chiedo ad Elia di mostrarcela. Come potete vedere, la differenza di punti e di posizione in classifica è notevole. Anche la questione vittorie, ecco, pesa molto.
5 contro 11, più del doppio le vittorie del Matera. Devo dire, il Matera per una squadra che ha un discreto numero di sconfitte anche. Pochi pareggi, ma ha un discreto numero di sconfitte. È una squadra 7. Che evita il segno X, a quanto pare. Mm-hmm. Chissà, insomma, se continuerà in questo trend anche domenica contro di noi. Di sicuro è che discuteremo dei temi legati alla partita con il Matera, anche con un ospite che ci rievoca bellissime memorie, che oggi è un giocatore del Matera e che è stato in passato un giocatore del Barletta. Ma commenteremo di questo tema e anche dei temi legati più ampi, insomma, alla questione societaria, anche con Luca Guerra, che a breve si collegherà con noi. Anzi, ne approfitto per chiedere alla regia se ce l'abbiamo già in collegamento. Non ancora, però a breve si collegherà con noi e quindi ne approfitteremo anche per discutere con lui. Devo dire una cosa, Klaus, dopo Conegliano Torino vi do Pescara, vedo San Gallo Svizzera, stiamo componendo una bella mappa, no? sempre più ampia. Scriveteci, se siete all'estero, siete tifosi bardettani fuori sede, scriveteci da dove scrivete. Ho in caldo, intanto mantengo in caldo per Luca una domanda che poi gli porlo, di Paki Hernandez. Dopo la leggeremo, intanto l'ho detto, ma dopo gliela poniamo. Ah sì sì, ok, sì. Gliela poniamo, vi lascio in riservo. Anche perché la settimana scorsa, oggi va così, la settimana scorsa c'era stato un po' anche un dubbio su questo punto di domanda che tra poco mettiamo in evidenza. Però Klaus, abbiamo il primo ospite in collegamento, lo vedo già pronto, quasi pronto, prontissimo. Diamo un benvenuto a Pur Barlea a Giuseppe Lanotte. Ciao Giuseppe, come stai? Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te per essere con noi, per partecipare a questa puntata di Pur Barlea. Anche perché, Klaus, lo diciamo, cioè Giuseppe Lanotte è un nostro accanito fan, possiamo dirlo. Cioè, ci segue in tutte le dirette, ci scrive sempre. Quindi a noi non può che riempirci il cuore questo. No, il fatto è che comunque siete bravi ragazzi, siete capaci, bravissimi giornalisti, e quindi è un piacere partecipare alle vostre discussioni. Poi lo sai che a noi fa piacere parlare non solo con gli addetti ai lavori, ma anche e soprattutto con chi ha il cuore biancorosso, e tu rivesti entrambe un po' le categorie, no? A partire da entrambe le categorie, essendo stato un calciatore del Barletta e anche, voglio dire, essendo tuttora un grande tifoso biancorosso. Io mi ricordo della tua esperienza in biancorosso quando giocavamo in Eccellenza, erano gli anni della risalita, si veniva da tanti anni, insomma, di delusioni, di retrocessioni, di fallimenti, e poi finalmente quella cavalcata trionfale che ci portò dalla promozione alla Serie C, in cui tu sei stato protagonista insieme a tuo fratello nella prima parte, si può dire, quindi in quegli anni in cui abbiamo sbancato, insomma, nelle categorie, in questo caso nell'Eccellenza. Non mi ricordo, tu eri anche in promozione, eri con noi? No, non penso. No, in promozione non ero. L'anno dopo, infatti, 2005-2006, quindi sì, l'anno dopo. I fratelli Lanotte con Savino D'Aleno, che portavano all'interno dello spogliatoio enormi dosi, copiose dosi di barlettanità, cosa che secondo me in questo momento manca a questo Barletta. Che ne pensi, Giuseppe? Vabbè, io lo dico volentieri, perché l'atteggiamento che ha il barlettano quando indossa quella maglia, gioca in casa e fuori casa. Noi dicevamo sempre nei spogliatoi: noi abbiamo il sangue bianco rosso, e davamo qualcosa di più rispetto agli altri, e facevamo in modo di trascinare tutta la squadra. Beh sì, ovviamente senza nulla togliere ad Antonio Cafagna, che è l'unico bardettano presente in rosa, e che, diciamo, riveste tra l'altro il ruolo che avevi tu in campo, no? Di centrocampista centrale, un po' mezzano, diciamo, un po' tutto fare. Diciamo che con il mister Cricallo non ho ricoperto solo un ruolo. E infatti mi ricordo, hai fatto un po' di tutto. Mi mancava solo di fare il portiere un anno. Sì, infatti mi ricorda un po' la stessa carriera che ha avuto col Barletta Marco Milella, che ha giocato mezzala, centrocampista centrale, terzino, esterno alto, cioè ha fatto un po' di tutto. Tu sei stato un po' il jolly di centrocampo. Barlettano d'adozione, Marco Milella. Sì, ragazzi, io ho fatto terzino destro, terzino sinistro, i ruoli di centro, tutto, ho fatto la punta, l'attaccante esterno, cioè quell'anno con Chirico
Ho fatto di tutto, solo il difensore centrale e il portiere l'ho fatto. Spesso si dice che i giocatori che sono jolly, che fanno tante cose, poi in realtà abbiano un po' questa etichetta, no, di gente che vaga per il campo, non a livello tattico, di gente che non ha una collocazione fissa e che non riesce per questo ad avere fortuna in carriera. Ma tu sei, diciamo, l'esempio opposto. A me viene in mente, ad esempio, in Serie A, ad alti livelli, Florenzi, no, che è un calciatore che ha fatto un po' di tutto, il terzino, la mezzala, l'esterno alto. Tu in quale calciatore ti sei rivisto quando eri giovane? Qual era il tuo idolo? No, vabbè, l'idolo indiscusso è Roberto Baggio per me. Fantastico. Che secondo me è stato uno dei più forti di tutti i tempi a livello italiano. Mi piaceva tanto anche Donadoni perché giocavo esterno e per un periodo impazzivo per Lentini del Torino e del Milan. Infatti c'è stato un periodo che mi compravo le scarpe di Lentini, cioè ero impazzito proprio. Un calciatore che poteva avere ben altra carriera, Lentini, ben altra carriera, non fosse stato per quell'incidente. E in pratica, come lui, io giocavo esterno alto a sinistra e rientravo sempre con il destro. Diciamo, è quello che mi ha accompagnato per tutta la carriera che ho fatto, giocando sempre d'esterno alto. Allora, non so se è perché hai nominato Baggio, hai nominato calciatori di grande tecnica, che qualcuno addirittura ti ha chiamato Mbappé, penso volesse scrivere Mbappé. Però Carlo Raso l'ha scritto Del Mbappé. Però, allora, te lo lascio, no, come nome, Del Mbappé, va benissimo, benissimo. Parlando di temi attuali, volevo chiederti un po' a livello non solo tattico, no? Perché poi sappiamo che il momento della squadra richiede anche qualcos'altro, no? A livello di carisma, di spogliatoio, di attributi. Di attributi. Come si può rimettere in piedi questo Barletta? Si rimette in piedi se gente come Schelotto o qualcun altro di esperienza prende in mano la situazione, la porta fino alla fine con tanta grinta e tanta passione. Allora si può fare qualcosa, ci possiamo salvare. Altrimenti, ragazzi, io per l'esperienza che ho in questi campionati la vedo molto dura, perché poi il pallone inizia a pesare, situazioni esterne si faranno sentire per chi si deve salvare. Non nascondiamo anche aiuti vari che poi possono succedere, soprattutto in Campania, dove si aiutano meno in Puglia, dove noi abbiamo sempre lottato tra squadre fino alla fine. Quindi è un campionato difficilissimo, in un giro difficilissimo, e se non viene fuori quella giusta determinazione e quell'attaccamento alla maglia fino alla fine, sarà dura per noi. Ma secondo te, Giuseppe, ti faccio questa domanda, te la giro, prima me l'ha posta Marco, adesso la pongo io a te: questi 15 giorni, 14 giorni di pausa possono essere serviti all'allenatore, oppure conveniva invece avere una continuità? Io conosco bene Ciullo, perché ci ho anche giocato contro, quando lui stava a Taurisano, io stavo a Caserano, ed è stato sin da giocatore anche un calciatore determinato, dove il primo atteggiamento che lui ha sempre avuto in carriera è quello di passione, di grinta, di lottare fino alla fine. Infatti era molto fastidioso come attaccante, e quindi credo che quella componente la porterà in squadra e sicuramente darà il massimo fino alla fine. Speriamo che la previsione di Giuseppe sia quella giusta, anche perché ci auguriamo tutti di vedere un Barletta risalire la china e lottare per salvarsi in questo girone di ferro, in cui io penso che il Barletta abbia comunque i mezzi tecnici rispetto ad altre squadre per salvarsi. Poi è ovvio che subentrano anche altri elementi, non solo le capacità tecniche, ma anche, come dicevamo prima, il carisma, gli attributi. Il fattore P. Ragazzi, noi non per gli altri, ma noi abbiamo una componente importante che sono quei ragazzi che vanno in curva, lo stadio, che secondo me non metteranno fino alla fine in dubbio il loro rapporto, anche abbastanza tra virgolette educato per quello che stanno facendo. E in altri anni noi avevamo una tifoseria tra virgolette che già avrebbe fatto danni importanti.
Quindi secondo me questa educazione della tifoseria che attualmente c'è, la passione, secondo me fino alla fine non mancherà comunque, anche se in contrasto con la società. Giuseppe, io voglio in chiusura un tuo parere sulla questione societaria e sull'attuale società, così secco. Cosa ne pensi della situazione? Ragazzi, purtroppo io sono un tesserato del Canusa e quindi non mi posso sbilanciare più di tanto parlando di altre società. Anzi, ringrazio il presidente Di Nunno per avermi permesso Ringraziamo ancora anche una noi. volta. Un saluto anche a Gianco Francavilla, eh. Gianco Villa, che è un fratello, direttore sportivo, che mi hanno permesso di stare qua insieme a tutto lo staff della Juniores. Quindi non mi posso sbilanciare più di tanto, ma anche perché non mi voglio sbilanciare più di tanto, perché poi alla fine loro sanno quello che stanno facendo, e quindi è veramente durissimo per me. Da tifoso naturalmente ne soffro, perché io tengo molto a Barletta, e quindi però non voglio giudicare quello che stanno facendo. A fine anno poi Si tireranno si adesso. tireranno le... Giuseppe, grazie mille per essere intervenuto e ti aspettiamo alle prossime Grazie, poi puntate. ce lo scrivi in privato cosa ne pensi. Assolutamente, assolutamente, grazie dell'invito. Continuate così, siete dei bravi giornalisti e dei bravi ragazzi. Grazie, troppo Grazie. gentile. Una buona serata, Giuseppe Lanotte, ex A voi. calciatore, ex giocatore del Barletta, ma grande tifoso biancorosso. E Klaus, vediamo se Luca è dei nostri. Non ancora, mi fanno ancora di no e sarà impegnato a Secondo scrivere. me ce lo scrivi in privato comunque. Ah, ce lo Così. scrivo. Vabbè, controlliamo ogni tanto. Controlliamo di tanto in tanto se Comunque. ci dà un segno di vita. Però. Da Bolzano, Savino Allora, del Vecchio, da Bolzano. continuiamo a mettere le bandierine sulla mappa. Bolzano, poi che altro? Vediamo un po'. No, poi ci sono valutazioni su cosa succede se a seconda di cosa succede domenica o Allora, meno. facciamo una cosa. Io metto Va bene. un'altra bandierina, la metto in Lucania, ma non a Matera, a Tito Scalo, se non sbaglio. L'origine del nostro prossimo ospite, mi correggerà lui, non lo so, provincia di Potenza comunque. No, facciamolo entrare comunque, Saveriano Infantino. No, No, di dove sei? Di dove sei? ha sbagliato. Sono andato a Tricarico. Tricarico, Tricarico, hai Tito ragione. Scalo. Non so perché con la T mi veniva in mente in un paese con la T, siccome ci sono passato da Tito Scalo, ho detto va, è di Tito Scalo. No, in realtà mi sono sbagliato. Benvenuto a Pourparler, Ciao, Saveriano. Saveriano. Buonasera, buonasera a voi. Perdonami, la defiance geografica, ci scrivono anche Tolve, comunque, Tolve, Tolve Potenza, provincia di Potenza. Comunque dai, zona Lucania, ci siamo intesi. Mimmo Ciannarella. Lucania Comunque, dove gioca adesso, tra l'altro, Saveriano, perché è il nostro prossimo avversario domenica. sì, no, assolutamente. Poi è strano questo errore da parte di Marco, che è bravissimo in geografia, te lo posso assicurare. Cioè, Sbagliato, quando io sì. facevamo i viaggi, te lo dico da fratello, abbiamo fatto i viaggi insieme, i viaggi lunghi. Lui che faceva? Leggeva le sigle delle province, Sì, le cartelle i cartelli stradali. Evidentemente gli stradali. piaceva Tito Scalo, non lo so, gli piaceva Tito Non Scalo. so perché ci passa il treno da lì, si chiama Va Scalo, bene. immagino che ci passi il treno. Vabbè, comunque dai, parliamo di cose più attinenti al tema della puntata. Saveriano, tu sei in questo momento tra le fila del Matera, come ho già detto in apertura, e giocherai contro noi domenica. Matera che sta facendo una stagione, credo comunque, in quelle che erano le aspettative, no, della pre-season. Ti voglio giusto fare una domanda relativamente a quello che è stato il tuo percorso, la tua esperienza a Matera. Se non sbaglio, il primo anno nei dilettanti dopo tantissimo professionismo, come valuti la tua stagione fino a questo momento? Come la valuto? Diciamo che sono arrivato a ottobre, metà ottobre, proprio la prima partita l'ho fatto contro il Barletta. E sono entrato gli ultimi minuti, gli ultimi 10 minuti, E sei una andato roba del anche genere. vicino al gol, Al gol l'ho sbagliato, diciamo. Sì. Poi, diciamo, ho fatto subito 7 gol, quindi penso che l'andamento per un attaccante sia buono. Poi adesso sono 5-6 partite che non riesco a fare gol. Spero di riprendere di Non nuovo. domenica, però.
Dopo le diciamo dopo le feste di Natale non sono riuscito a fare gol, però speriamo di riprendere presto già da domenica. Ma è possibile, posso dirlo, Saveriano, dopo i tanti inviti che ti ho fatto a venire al Puttilli nuovo, vieni a vederlo, poi devi venire da avversario, ma si può? Cioè non è corretto. Vabbè, da parte tua. È sempre un piacere venire al Puttilli, è sempre per me un'emozione enorme. Questa è la seconda volta che ci vengo, ci sono venuto da avversario con l'Aquila, se ti ricordi, in C. Sì, ma era ancora il vecchio stadio. Questa volta ci vengo perché finalmente vengo a vedere lo stadio nuovo. Vedrai com'è cambiato. Sicuramente, vedo dal pubblico che il pubblico è sempre lo stesso, quindi vedo che lo stadio c'è sempre una cornice bellissima. Nonostante i risultati negativi, c'è da sottolineare che il tifo di Barletta non fa mai mancare il suo supporto. Infatti era impressionante, io la scorsa partita non mi aspettavo tanto pubblico, invece la curva era stracolma, la tribuna altrettanto. Quindi continua questa tendenza dei barlettani a non guardare al risultato e a sostenere la squadra sempre. Io ne approfitto per ringraziare l'ufficio stampa intanto del Matera per averci concesso Saveriano come ospite. Saveriano, ovviamente, anche se giochi nelle file della squadra avversaria del Barletta, io mi aspetto comunque una bella accoglienza, perché sei rimasto nel cuore della tifoseria biancorossa, lo sai, ne parliamo ogni volta che abbiamo modo di chiacchierarne, del Barletta Calcio e di calcio in generale. E infatti vedo che in regia stanno selezionando le immagini, eccole qua, scorrono un po' le immagini anche di quelli che sono stati i tuoi momenti belli con il Barletta. Ti chiedo se hai, per i nostri spettatori, se hai un momento in particolare che non cancellerai mai dalla tua memoria. Penso che i momenti che ho vissuto a Barletta sono indimenticabili, perché per me sono stati 3 anni bellissimi. Però se ti dovessi dire un momento bello, per me è stato il primo anno che avevamo una squadra a salvarsi, quasi a retrocedere, e invece siamo andati ai playoff per poi essere ripescati in C1. Per me lì è stato, secondo me, per me e per tutti noi, è stata un'emozione unica da provare, con lo stadio sempre pieno, con delle emozioni veramente indescrivibili. Quindi ce l'ho sempre nel cuore, Barletta, e non posso mai dimenticare queste emozioni. Non dalla regia, ma dai commenti degli spettatori ci dicono il 2-2 a Brindisi. Il palleggiatore d'emozioni, io me lo ricordo come se fosse ieri. Cioè quel tifoso del... lo stadio, ricordo ancora lo stadio, tutto pieno. Quel tifoso... Questo gol 2-2, l'arbitro ha fischiato alla fine, ve lo ricordate? Sì, cioè l'hai fischiata tu alla fine, praticamente. Da porta a porta. Allora io ricordo quel tifoso del Brindisi che aveva trattenuto il pallone e iniziato a palleggiare in tribuna, sì, per far perdere tempo, e poi gli si è rivoltato contro perché l'arbitro ha fatto recuperare quel minuto in più in cui tu hai fatto gol. Se non vado errato era il sesto minuto di recupero, di più, no, insomma, era tipo settimo, no, sesto. E non era l'epoca ancora di grossi recuperi come oggi, no? Certo. Sai che dopo il mondiale, l'ultimo mondiale, all'epoca faceva clamore, no? Un recupero di 6 minuti. Dovremmo avere in collegamento, sì, magari c'è qualche domanda per te, immagino proprio di sì, dal piano di sopra. Facciamo entrare in trasmissione anche Luca Guerra. Ciao Luca, come stai? Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Saveriano, che piacere rivederti. Ciao Luca, buonasera. Ciao. Oggi devi sapere, Saveriano, che il nostro regista Elia Fucci cercava delle tue foto per realizzare la grafica in cui abbiamo messo insieme i tuoi numeri da attaccante. Ha trovato una foto mia e tua di quando eravamo abbastanza più giovani. La voglio vedere. Dei tempi di... No, purtroppo è stata segregata. Sì, e ho imposto di non mostrarla. Io ero ancora più impresentabile di oggi. No, Saveriano, a parte gli scherzi, io forse c'avevo una maglietta di Tom e Jerry. Ma mi sa proprio di sì, mamma mia, memoria clamorosa. Dopo la controlliamo nel backstage. Momenti indimenticabili, come diceva Saveriano. Non dimenticherò mai la maglietta di Tom e Jerry a Barletta. Mamma mia, parliamo di 13-14 anni fa. Io di Saveriano ricordo invece, visto che siamo in vena a Marcord, e poi vado anche sul presente, voi stavate parlando un po' della partita anche di Barletta-Siracusa. Io mi ricordo il discorso di Roberto Tatoa e Infantino in tribuna nell'intervallo di quella partita. Devi fare gol, giusto Saveriano? Ce lo racconti un po' da sì, prima diciamo persona. Che
sapete benissimo che quella partita eravamo sotto di 2 gol e il presidente a fine primo tempo mi chiamò in tribuna e io quasi vergognato, non c'è, la prima volta non ci andai, insomma, come vado in tribuna a parlare col presidente? E poi mi vennero a chiamare il steward e mi disse: no, c'è il presidente che ti vuole parlare, il presidente che ti vuole parlare. Sono andato in tribuna e mi sono fatto una chiacchierata con lui, ma mi ha chiesto: fammi vincere la partita, ma la devi far vincere. E poi sapete tutti come è andata a finire. Ci scrivono nei commenti: Tato gli voleva un bene immenso, ci scrive Luca. Ecco, nel frattempo la foto l'abbiamo tirata fuori. Elia. Elia ti ha giocato questo scherzo adesso, Luca. Eccola qui la mamma foto. Mia. Che sbarbati, piccolo. Che sbarbati. Devo dire, Saveriano sei rimasto uguale, eh. Per Luca no, non dire sì, lo stesso. Sì, diciamo, un po' se sono aperto un po' di più le piazzole qua, ma vabbè, però ti difendi egregiamente. Tantissimi commenti, ovviamente. C'è un Luca Zagaria che dice: mi salutate Saveriano, fai il bravo. Luca Zagaria, ciao, beh, Luca. Beh, qua ormai, cioè, l'abbiamo detto, la fate anche voi la trasmissione, quindi continuate a scriverci. Saveriano, parlando di temi più attuali, che Matera dobbiamo aspettarci al Puttili? Che squadra siete? Siamo una squadra forte, una squadra che non mi aspettavo, perché erano 15 anni che non facevo questa categoria, quindi non mi aspettavo. E veramente ci sono giocatori forti con qualità e una squadra che veramente mi ha sorpreso e credo che sicuramente cercheremo di fare risultato pieno, perché abbiamo perso dei punti in casa, li abbiamo persi in malo modo, quindi dobbiamo proseguire, abbiamo fatto anche un'ottima prestazione, quindi dobbiamo proseguire su questa strada, perché noi vogliamo stupire, vogliamo arrivare più in alto possibile, quindi sicuramente verremo lì per vincere. Venite da una sconfitta, se non vado errato, contro il Gallipoli, sì, sì, corretto? Sì. E insomma, quindi ci dobbiamo aspettare un Matera in cerca di riscatto, quindi ancora più temibile. Sì, come ho detto prima, abbiamo avuto una brutta battuta d'arresto, giocando anche bene, diciamo che siamo stati un po' distratti. Con una partita che eravamo andati in vantaggio nei primi minuti, quindi diciamo ci siamo un po' rilassati e abbiamo preso questi 2 gol e purtroppo abbiamo perso la partita, quindi verremo sicuramente per cercare di vincere. C'è stato questo stop della pausa che non ci voleva per noi, perché stavamo facendo delle buone prestazioni. Hai parlato prima di una Serie D che non ti aspettavi di questo livello. Tu hai fatto tantissima Serie C, difatti l'hai detto prima, 15 anni che giocavi sempre nel professionismo. Il tuo obiettivo, diciamo, in questo segmento finale della tua carriera è quello di tornare nel professionismo, magari? Tanto facciamo vedere un po' di dati su Saveriano. È oltre, sì, oltre 100 gol segnati in carriera, 124. Sì, diciamo che io sono un sognatore, quindi spero sempre di andare anche in C, di andare in B, anche se credo non sia più possibile, però io ci spero sempre, questa è la verità. Un po' la B, si può dire sia quasi l'anello mancante, no? nella tua carriera, che hai fatto tantissimo, c'è anche di ottimo livello a Carrara, all'Aquila, no, non ti nego, non ti nego che per 2 o 3 anni c'è stata la possibilità di andare in Serie B, poi un po' perché le società, i presidenti non mi mandavano via, un po' perché non riuscivo a trovare un accordo e sono rimasto sempre in questa in Serie C. Intanto continua il fiume di messaggi. Danilo che ti saluta, che ti incontrava sempre all'Euronics. Poi c'è Michele che dice: speriamo che pensiate di giocare in casa, visto che in casa avete avuto qualche battuta d'arresto. Claudio mi faceva notare il fatto dei tanti X di questo Matera. No, in realtà no, scusate, pochissimi X, scusami, pochissimi X, sì, pochissimi pareggi. Ma c'è un motivo per il quale avete collezionato così pochi pareggi? No, non credo ci sia un motivo. Ci capita, non lo so, di o vincere o perdere. Giocate ma non aperto, abbiamo insomma un motivo.
Sì, già abbiamo un motivo. Io avrei una domanda barra una richiesta di osservazione da parte tua. Cioè, visto che Marco prima ha detto che hai trovato una Serie D inaspettata, ma tu ti aspettavi un Barletta che a questo punto della stagione sguazzasse tra, diciamo, queste acque torbide della salvezza? È un Barletta che ha inanellato un record negativo, che è quello delle 5 sconfitte consecutive in casa, che penso non si sia mai verificato dal 1922 ad oggi. Onestamente non me l'aspettavo, perché a inizio anno si parlava di un Barletta pronto a vincere il campionato, con il Barletta una corazzata. Non ti nego che ci sono stati anche qualche accostamenti verso Barletta per me, sì, di mercato, quindi quando crescisso a Taranto, quindi mi aspettavo sicuramente di vedere un Barletta nei piani alti della classifica, poi con un pubblico, non lo finirò mai di dire, con un pubblico del genere, quando ci sono stato io a Barletta in casa non si perdeva mai con quel pubblico, le partite le vincevamo tutte. Quindi sicuramente mi sarei aspettato un Barletta nelle prime posizioni. Va bene, possiamo congedare Saveriano, certo. Ci ha fatto piacere riaverti qua. Tu sei stato ospite di una delle nostre prime puntate, parliamo del Barletta, le live che facciamo su Barletta Sport. È un piacere averti ritrovato qui e magari ci sarà occasione di averti come ospite in futuro anche. Certo, un piacere per me, sicuramente. E ci vediamo domenica allo stadio, una buona serata a Saveriano Infantino. Domenica. Grazie Saveriano, un buona abbraccio. Serata, a domenica, ci vediamo domenica. A domenica, ringraziamo di nuovo l'ufficio stampa del Matera Calcio ed è Canusa anche per l'ospite precedente, per averci concesso appunto questi ospiti oggi, in questa bella puntata, devo dire. Sembra davvero una chiacchiera tra amici, davvero. Sì, oggi sì. Ma con Saveriano è sempre così. Lui è sempre stato molto vicino alle persone di Barletta. Quando è stato a Barletta, lo testimonia, ma un po' tutto quel gruppo lì viveva a Barletta 365 giorni all'anno, si può dire, sì. 24 ore al giorno. Danilo, che diceva dell'Euronics quando lavorava, insomma, chi lo incontrava per strada. Erano entrati proprio nelle dinamiche di tutti i giorni. Erano barlettani come noi e lo rimarranno sempre, quindi sicuramente a Saveriano verrà tributato un saluto sicuramente particolare nel frattempo. Abbiamo visto prima le immagini della manifestazione che c'è stata sabato scorso, abbiamo avuto qui ospiti, infatti, venerdì scorso, due, diciamo, esponenti della tifoseria organizzata, Antonio Gentile, il Cammello, e Robertone, che ci hanno spiegato un po' quelle che sarebbero state poi le evoluzioni, no, a livello proprio di organizzazione dell'evento, per le vie del centro di Barletta. È stata una manifestazione con una grande partecipazione. Luca, giro questa considerazione a te. Ma ti aspettavi così tanta gente? Si contavano fino a 1200-1300 presenze? Ma onestamente sì, perché poi sono numeri proporzionali a quello che è il tifo del Barletta, cioè se allo stadio riusciamo a portare ancora come realtà cittadina 4-5 mila spettatori con questo rendimento di squadra, nel momento in cui vieni convocato tra virgolette per far capire quanto è grande il tuo amore verso il tuo affetto verso questa causa, ci sta che si risponda. Poi essendo sabato pomeriggio c'era anche più possibilità di partecipazione per chi magari è occupato col lavoro durante la settimana, quindi sì, mi aspettavo questi numeri, mi aspettavo anche comunque la compostezza tutto sommato della manifestazione. Non mi aspettavo che poi a seguito di tutto questo ci fosse un silenzio davvero assordante dall'altra parte, perché pazzesco. Vado a memoria, nelle ultime settimane che abbiamo raccontato, questa è stata quella col maggior silenzio in casa Barletta. Cioè a tratti rischi di dimenticarti del fatto che domenica si gioca e c'è ancora un campionato. Le novità societarie ce le dobbiamo andare eventuali sulla trattativa di cessione, ce le siamo dovute trovare, cercare col lanternino, e ne abbiamo trovate pochissime. Vedo che c'è anche chi ci scrive, tipo Mimmo Ciannarella ci scrive, la metti in evidenza così, metti in evidenza. Io la giro a voi due ragazzi, novità su Lotito? No, a me non risulta nulla di concreto su questa voce, che ormai si insegue tra l'altro da diverse settimane. Sicuramente tramite magari esponenti politici un abboccamento a Roma
un messaggio a Roma è stato fatto arrivare della serie: guardate, c'è il Barletta, c'è questa squadra a 3300 abbonati, nonostante dei risultati pessimi, nonostante delle partite horror, la squadra va allo stadio, nonostante una società assente, la squadra va, il pubblico va allo stadio e a incitare la squadra. Cerchiamo di fare qualcosa, però non mi risulta poi nulla di così concreto, nulla di avanzato, nulla che non sia andato oltre un appello. Ma vi posso dire che in passato si sono interessate anche altre realtà, quanto appresa di informazioni, anche realtà vicine, per esempio alla famiglia De Laurentiis, mesi e mesi fa si sono interessate, senza poi arrivare a nulla di straconcreto. Sì, in realtà vicine, diciamo, all'azienda Filmauro, ecco, per intenderci, non direttamente De Laurentiis. Però sai, quando hai una società in una regione, magari poi intorno ti guardi per capire cosa c'è, ma per un motivo o per l'altro non si è mai arrivato a nulla di concreto. E cioè, evidentemente di diversi mesi, riferimento al Bari, no? Dove adesso, insomma, sì, c'è anche una situazione difficile, no? Per i De Laurentiis, che sono contestati pesantemente per i risultati, diciamo, non proprio soddisfacenti. Stiamo vivendo una stagione tristemente analoga a quella dei biancorossi. Sì, la difesa di una retrocessione, però. Discutiamo la scorsa che è questa, sono identiche praticamente. Sì, 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 sì. Ne discutiamo a Bari va un po' meglio con il nostro prossimo ospite, che è un gradito ritorno, Gianluca Oletta. Ciao Gianluca, come va? Buonasera a tutti, ciao ragazzi. Ciao Gianluca. Avvocato, tifoso, quindi siamo colleghi su questo, su entrambe le cose, caro Gianluca. No, piuttosto ti volevo chiedere, l'altra volta ti abbiamo fatto la domanda sull'Otito, ti sei frizzato, sei rimasto immobile e abbiamo perso il collegamento, quindi non parlo della questione se società, si blocca internet, se si blocca di nuovo, però c'è da discutere su quella che è la prossima partita. Che partita ti aspetti domenica contro il Matera? Magari ne approfittiamo anche per dare un'occhiata alla probabile formazione dei biancorossi in vista della gara che si disputerà tra meno di 48 ore. Che Barletta ti aspetti? Che partita ti aspetti? Beh, diciamo che sicuramente si potrà iniziare a vedere, credo, la mano di Ciullo, perché diciamo che non molto simpaticamente, secondo me, Abitonto è stato mandato allo sbaraglio, perché è un allenatore che firma di venerdì, mandarlo in panchina domenica è un po' come dirgli vai a mettere tu la faccia per l'ennesima figuraccia. Questa credo che non sia stata una cosa piacevole nei confronti del nuovo allenatore, che però ha dimostrato invece una grande, voglio dire, un grande coraggio, perché comunque è andato a sedersi in panchina. 9 allenatori su 10 secondo me avrebbero detto alla società, visto che siamo a venerdì, giocatevi la partita con l'allenatore in seconda, io prendo la squadra in mano da lunedì, ho le 2 settimane per la sosta per lavorarci. Invece è andato in panchina e ci ha messo ingiustamente anche la faccia a fine partita, perché era impossibile che potesse plasmare un gruppo in qualche ora di gruppo, con assumendosi con la responsabilità, penso, della prestazione. Sì, si è anche assunto le responsabilità della prestazione ed è, diciamo, da fargli onore, perché sono cose che sono rare, diciamo, nel mondo del calcio oltre che nella realtà. Ma ne parlavo anche nella puntata precedente. Diciamo che era successo perfettamente il contrario in passato a Barletta, ovvero che si scaricasse la responsabilità sui giocatori, o per esempio facendo andare in conferenza stampa Schelotto in luogo dell'allenatore. Solitamente avviene praticamente il contrario, cioè l'allenatore che fa da parafulmine nei confronti della squadra, soprattutto quando la squadra versa in condizioni mentali così fragili. Assolutamente sì. Ora non sono riuscito a leggere bene la videata su quella che è la probabile formazione. La leggo. Da quello che ho visto si va comunque verso una conferma della difesa a 3. Sì, anche se doverosamente, diciamo, magari con i ballottaggi è giusto sottolineare che potrebbe esserci magari anche un cambio. Sì. Luca, giro a te queste considerazioni. Io penso che magari eventualmente l'inserimento di un uomo come Pulina, no? Dei nuovi acquisti che ci sono stati nella finestra veramente ultima di mercato invernale, possano anche portare una modifica dell'assetto tattico. Penso, non lo so, un 4-3-3, un 3-4-3. Che ne pensi, Luca?
Ma sicuramente si potrebbe arrivare a quello. Poi lo diciamo questa settimana, tra diciamo 2 settimane senza giocare, tra un Ciullo che ha voluto un pochino mascherare anche le idee e nasconderle, è difficile decifrare l'assetto, perché potrebbe anche provare un passaggio a 4, magari con il rientro di Sepe, ecco, da questo punto di vista. Però non siamo insomma certi che si vada verso un cambiamento dal primo minuto. Il 3-5-2 ti permetterebbe di sfruttare meglio magari i Basanisi più vicino agli attaccanti. È stata una delle poche note liete viste a Bitonto, sebbene in un regime di improvvisazione, come lo definiva giustamente Gianluca. Però il 4-3-3 o il 4-2-3-1 io lo terrei comunque come opzione, la terrei valida. Ripeto, questa settimana è davvero un terno al lotto indovinare la formazione. Che settimana è stata dagli allenamenti? Insomma, hai raccolto qualche informazione, Luca? No, francamente non lo sta trapelando nulla. Poi lo sapete, sono stato fuori fino oggi pomeriggio, fuori Italia, quindi Infatti, non potevo pensavamo ti assistervi. collegassi da fuori, Non potevo assistere fisicamente, ma devo dire, non hanno fatto, almeno nei miei confronti, trapelare assolutamente nulla. Ma credo sia corretto un po' così. Se si sta preparando qualcosa di nuovo, è anche corretto non farlo sapere ai mezzi di informazione, quindi all'avversario di conseguenza, perché poi se ne parli diventa di dominio pubblico. Mentre, visto che sto facendo quello che fa le domande al giornalista, solitamente il contrario, dal punto di vista della trattativa con Di Vittorio, continua l'effetto miraggio, cioè sempre la società l'avendo il giorno giusto è Anche oggi domani, chiudiamo anche domani. oggi chiudiamo domani, sembra così. Sì, O anche questa settimana chiudiamo la prossima, almeno questo sì. sembra anche il mood di questa settimana. Ecco, Anche non so questo se voi venerdì riuscite a diamo percepire. la notizia della cessione venerdì prossimo, al prossimo Pur Barle. Sì, non ho novità, francamente, sul tema. Non mi risulta nulla, nulla, nulla di nuovo. Silenzio tombale, Gianluca, insomma. se tu fossi Ciullo, come disegneresti il Barletta? Bella domanda. Io credo che un allenatore di comprovata esperienza, si sia soffermato durante questi 15 giorni ad individuare quelli che possano essere i punti di riferimento della squadra, sia in difesa che a centrocampo. Io credo che abbia quando plasmato 5, 6, 7 titolari, tra virgolette, inamovibili, e altre pedine che magari possano interscambiarsi, soprattutto a livello di under. Ora, cercare di capire se e come tatticamente vada a disegnare la formazione, non avendo seguito ovviamente gli allenamenti, non credo che sia possibile. Io No, però penso se tu hai una che preferenza, no? Su qualche giocatore che ma una metteresti. preferenza, allora, per quel che riguarda, io ho sempre detto da inizio stagione, anche se poi sono cambiati circa 162 giocatori, Sì. che a me non sembrava una squadra granché propensa per giocare 5-2, soprattutto per una question under, perché a parte il fatto che insomma la qualità generale degli under è brutto dirlo, ma non è eccelsa, ma il 3-5-2 ti impone magari di giocare con un under tra i pali. Se non lo metti in difesa devi metterci due esterni e poi ne devi mettere anche uno a centrocampo se non hai un attaccante, e quindi centrocampo con 3 under di qualità non eccelsa può, secondo me, risultare penalizzante. Cosa diversa invece avere uno schieramento difensivo a 4, dove avere 2 under quantomeno bloccati sulla linea dei 4, anche 2 esterni che non spingano eccessivamente, con un portiere che dobbiamo dire Sabri è abbastanza affidabile, anzi credo che sia forse nell'ambito della stagione uno dei migliori a livello di rendimento, Nell'ambito di costanza di delle rendimento. stagioni, era un'osservazione che facevo anche in allenamento. Ironia della sorte, il Barletta quando azzecca il portiere poi sbaglia tutto il resto. Devo sperare che tra gli under. Oppure quando lo azzecca poi non lo fa giocare più. È successo C'è anche questo, perché stato questo mistero. abbiamo Dice. avuto. Sì, c'è stato questo mistero Provitolo che, Provitolo, voglio che tra dire, ha l'altro fatto si una è grande. spento completamente come calciatore perché a quanto pare è andato a Cava e dopo qualche partita giocata ha rescisso con la Cavese Sì. e quindi a quanto pare Non è anche proprio. vero Beh, che se Provitolo a fosse. Casarano ci ha regalato un punto da solo, perché diciamo il punto di Anche quello, Casarano sì. è un punto di Provitolo. Però poi Giusto.
diciamo che nel paragone che può farsi tra i due portieri che sono stati impiegati, credo che Sapri dia molte, ma molte più garanzie, o abbia dato più garanzie. Luca, volevi dire tornando qualcosa? All'assetto tattico, dicevo... No, scusami Gianluca, vai. No, dico, tornando all'assetto tattico, dicevo che magari una difesa a 4 con a destra Rizzo Garofalo, a sinistra Sepe anche se un po' più bloccato, due centrali a scelta, uno sicuramente Capone, l'altro Camilleri, credo che Lo Bosco sia ancora indisponibile anche se non si hanno notizie al riguardo, possa costituire una buona cerniera. E poi dalla Cintola in su vedere se giocare con un centrocampo a 3, due esterni avanti, o provare a fare un 4-4-2, un 4-2-3-1 sporco. Bisogna vedere come il nuovo allenatore vede Basanisi, se lo vede più come, diciamo, un trequartista anomalo alla Perrotta, per vedere un 4-2-3-1 famoso, o un calcio sottopunta come è stato Boateng, per dire, nel Milan. Quindi di inserimento, uno che va senza palla. Sì, non un trequartista puro a livello tecnico, non un vero numero 10, ma concetto, diciamo, un centrocampista di... Concetto diciamo, espresso quel tipo, molto chiaramente. Quel tipo di centrocampista. Molto e chiaramente. Poi bisogna vedere sulle fasce qual è la situazione, se giocando, che so, con un 4-4-2 possa essere ripescato Schelotto, in quale condizioni si trova, oppure se magari si va per... Io per esempio, da quelle poche apparizioni, a mio parere modestissimo, ritengo che quel bella donna sia un ragazzo che magari nel grigiore assoluto degli under forse meriterebbe qualche chance in più, e anche a livello tattico potrebbe favorire, che so, un 4-3-3 con Belladonna appunto in gomme esterni e una punta di peso davanti. Un fiume in piena. L'abbiamo sgrinzagliato. Beh, allora direi che, diciamo, i team tattici ce ne hai offerti davvero tanti, e speriamo che magari, non lo so, qualcuno di questi possa rivelarsi vincente in realtà domenica contro il Matera. Gianluca, purtroppo il tempo ci è tiranno. Gol di Belladonna. Dobbiamo salutarti, ma è come sempre un piacere parlare di calcio con te. Il piacere è mio, saluto tutti e saluto Luca, anche se aspettavo che indossasse un cappellino alla Iachini stasera, sarà per la prossima volta. No. Ciao Gianluca, dopo l'immagine che ha mostrato Elia, credo di non poter venire in redazione per un paio di settimane. Ma smetti, ti perdoniamo. Grazie Gianluca, grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie Gianluca Oletta. Luca, salutiamo anche te perché siamo in chiusura di puntata. Con te ci becchiamo domenica allo stadio e poi lunedì, venerdì. Soliti appuntamenti. Venerdì di sicuro, domenica no, perché raccontiamo Team Altamura Fidelisandria su Telesveva. Però comunque, con magari alla prossima trasferta con te, Marco, ci vedremo in cronaca, non lo so. Perché vediamo no? Un po', perché no? Viviamo perché la giornata. No. Assolutamente. Grazie Luca. Ciao ragazzi, ciao. E siamo in chiusura, Klaus, non ci resta che, insomma, ringraziare come al solito gli sponsor, gli spettatori e quelli che hanno scritto, e ringrazio anche te. Pensavo non ci resta che o ridere o piangere, speriamo anche di poter ridere lunedì, diciamo. Di sicuro ora piangono in regia perché stiamo facendo tardissimo oggi. Oggi li facciamo piangere in regia. E niente, quindi un buon proseguimento con la programmazione di Telesveva.